Come sempre dico che non carico da tanto, effettivamente è vero che non carico video da tanto tempo. Ho fatto altri video che non ho caricato, dove ho decolorato ulteriormente i capelli, ma alla fine non ho caricato il video. Questo perché prima volevo fare un video come questo, ovvero un video di preparazione per un'ulteriore decolorazione. Infatti in questo video preparerò i capelli, cioè vi farò vedere come preparo i capelli prima di una decolorazione. Infatti fra una settimana e mezza, barra 2 settimane, devo vedere quando mi arrivano i prodotti, decolorerò di nuovo i capelli per poi prepararli a una colorazione, diciamo un po' strana, perché li voglio fare sopra viola e sotto rosa. Però ancora vediamo, devo decidere. Cioè già ho preso il colore, però mi devo un po' decidere io. Quindi iniziamo. Per preparare i capelli, io diciamo che li nutro sempre. Ogni volta che faccio lo shampoo, poi dopo il balsamo ovviamente, e infine metto un olio per i capelli. In questo caso metto un olio di macadamia e argan. Cosa dell'Everspin, ma è ottimo, lo uso da anni. Oddio, con questa luce i capelli sembrano molto più chiari di quello che in realtà sono. Comunque, qua dentro, io diciamo che questa maschera la uso spessissimo, non solo in questo periodo, però ora in queste 2 settimane devo preparare ancora di più i capelli, perché non li voglio rovinare troppo. Quindi, qua ho messo 2 cucchiai di miele e un cucchiaino di olio, olio normale. Poi metto un po' di olio di macadamia e argan, diciamo 5-6 spruzzate, anche un po' di più perché comunque poi lo metto anche dopo, quindi non esageriamo. E nonostante io lo devo già decolorare, metto un pochino di acqua ossigenata a 12 volumi, ma giusto un po'. Per comunque non lo decoloro così, ma iniziamo. E mischio tutto. Per bene. E poi lo applico sui capelli asciutti. Ora l'ho applicato. Ovviamente bisogna tenerlo il più lungo possibile. Cioè, a volte, sempre l'anno scorso, ho decolorato molto i miei capelli. E prima tenevo gli impacchi anche tutta la notte. Più o meno sì, e sono riuscita a decolorarli tantissimo. Cioè, oddio, non sono diventati biondi perché non volevo quel risultato. Sono diventati tipo rossicci, senza però rovinarli molto, quindi facendo molti impacchi prima e decolorarli naturalmente usando, cioè naturalmente, oddio, non ho usato già prodotti decoloranti così. Ho fatto impacchi da me usando l'acqua ossigenata a 10 volumi poco alla volta, cioè cercando di colorare il capello piano piano. Ora invece cercherò di decolorarlo, scusate, oggi sono un po' così, con il colorista, sì, di L'Oreal. Lo farò fra qualche settimana. E il decolorante che non usa, mi se non mi sbaglio, Maniaca. Comunque devo ancora vedere se userò quello o se farò un altro impacco che ho usato già gli altri anni. Devo ancora decidere. Perché prima devo decolorare per poterli colorare con i colori che ho in mente. Ecco. Però il consiglio che do a qualsiasi persona che voglia prima decolorare i capelli e poi colorarli è quello di nutrirli molto. Perché sennò poi vi trovate tappaglia. Infatti qualsiasi persona con cui ho parlato, che mi ha visto con i capelli decolorati, tu, però sono sani. Effettivamente è vero, erano sani. Perché nonostante tutto, nonostante la decolorazione, che è già uno stress per il capello, sono riuscita a comunque renderlo morbido. Comunque a renderlo nutrito il capello, sia prima che dopo. Soprattutto dopo, dovete nutrirlo tantissimo il capello. Così tanto da non farlo rovinare troppo, perché sennò è inutile. C'è un capello decolorato, un capello colorato di altri
colori, oddio, ho ripetuto, è brutto vederlo crespo. Già sempre io e i miei capelli sono abbastanza crespi. Nonostante i miei capelli sono nutriti, nonostante se li tocchi sono morbidi, molte volte con l'umidità sembrano crespi. Quindi figuratevi se non li nutro. Quindi diciamo, sono molte persone col mio problema che con l'umidità i capelli diventano orribili. Purtroppo, anche se sono nutriti, ne conosco tante persone con me, purtroppo, e vi capisco. Comunque, questo è un video introduttivo per ricominciare. E ricomincio sempre, ma non continuo mai veramente. Vediamo questa volta con i capelli nuovi, anche se ho un po' paura perché effettivamente come li voglio fare io. Intanto vi ho detto viola e rosa sotto, oddio, non mi ricordo se ve l'ho detto. Comunque, non so come starò, ma è un esperimento. Tanto comunque un colore che poi se ne va scaricandolo. E una volta che si scarica tutto, devo proprio riuscire a far scaricare tutto e poi li coloro definitivamente. Oddio, definitivamente è una parola grossa con me, perché comunque ho già in mente il colore successivo. Sì, fra molti, molti mesi, forse anche più di un anno, però non è definitivo. Quindi, beh, ci vediamo tra qualche mese. Che cavolo dico tra qualche mese? Tra qualche settimana. Se decidete di seguire questo video, è anche prossimo. Anche se forse farò dei video prima. Sì, forse farò dei video prima dei capelli decolorati. Comunque, voi seguite se vi va, se vi sto simpatica, se non mi trovate così tanto antipatica da non seguirmi, perché ci sono persone che parlano peggio. Oddio, che cosa sto dicendo? Lasciatemi stare in questo momento perché sto un po' esaurita e questo è il vero problema. Quindi niente, mi trovo con questi bellissimi capelli oggi. Ci vediamo, seguite i prossimi video, sperando che farò video interessanti, sperando che questo sia stato un video interessante, anche se in realtà no, è solo un video di una logorroica. Però vabbè, ciao!